Il titolo del mio intervento, da grande voglio fare restauratore o la restauratrice di habitat, di cosa parliamo quando parliamo di biodiversità, nasce un po' in modo provocatorio perché ho una preoccupazione rispetto a come nel dibattito pubblico viene trattata la transizione ecologica. La mia percezione è che troppo peso sia dato agli aspetti più chimico e fisici dell'ambiente e poco agli aspetti biologici e naturalistici. E anche le soluzioni che vengono proposte mi sembrano molto orientate sulla tecnologia, sull'innovazione, sulla digitalizzazione. Però si parli poco di soluzioni basate sulla natura, le cosiddette nature-based solution. Per allora cercare di dare concretezza a questa preoccupazione, ho fatto una piccola analisi. Ho preso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è lo strumento principale attraverso cui verrà realizzata la transizione ecologica. E sono andata a contare delle parole chiave. Ho iniziato a contare quante volte si ripetono nel testo parole che in qualche maniera sono legate alla sfera appunto dell'innovazione, della digitalizzazione, della tecnologia. Quindi, come potete vedere alle mie spalle, sono andata a contare quante volte si ripetessero parole come appunto innovazione o parole che avessero la radice technolog o digital. E ho trovato che si ripetono 782 volte, quindi effettivamente questo aspetto è molto valorizzato. Sono andata anche a contare quante volte si ripetessero parole con la radice infrastrutture e ho trovato 220 ripetizioni. E un po' mi ha colpito la cosa perché questo termine infrastrutture, infrastrutturale, non è mai utilizzato parlando di infrastrutture verdi, che invece sono un pilastro delle politiche europee legate all'ambiente e alla cura del territorio e della natura. Poi sono andata a contare le parole invece che in qualche maniera sono legate alla sfera del clima e dell'energia, che è un tema molto, molto caldo, molto dibattuto. Quindi ho contato quante volte si ripetessero parole come solare, clima, decarbonizzazione, mobilità, gas naturale o le parole che avessero nella loro radice energ, eolic, fotovoltaic. E ho trovato 471 ripetizioni, quindi anche di questo si parla e, come dire, a questo aspetto si dà peso. E poi sono andata a contare quante volte in questo documento si ripetessero parole invece legate alla sfera biologico-naturalistica, quella che mi sta preoccupando appunto. Quindi, e tra l'altro ne ho cercate tante, molte di più se vedete rispetto alle slide che vi ho fatto vedere precedentemente, perché insomma volevo che si emergesse questo aspetto. Quindi sono andata a cercare quante volte veniva ripetuto capitale naturale, quanto si ripetessero le parole con la radice forest o aree protette, parchi, rinaturazione, conservazione della natura, ma anche appunto servizi ecosistemici, ecosistema naturale o ecosistemi naturali. E vedete il risultato, 115 volte. Quindi la mia preoccupazione è diventata più reale e la cosa un po' che mi, come dire, è dispiaciuta è vedere in questo documento utilizzato il termine ecosistema più volte in riferimento a ecosistemi dell'innovazione, ecosistemi di imprese, ecosistemi digitali, del turismo, tra l'altro erroneamente, appunto ripetuto molto di più che con il suo vero significato originario, quello di ecosistema naturale, perché questo è un termine che arriva dall'ecologia, è proprio dell'ecologia. E mi sono chiesta come mai allora si parla così poco di biodiversità? Eppure la letteratura scientifica ci sta dicendo che la biodiversità è una componente chiave e cruciale per aumentare la resilienza dei nostri territori, dei nostri ecosistemi e far fronte a perturbazioni pesanti, come stanno dimostrando di essere, i cambiamenti climatici e la pandemia.
negli episodi di pandemia è coinvolta la perdita di biodiversità, perché l'uomo, distruggendo gli habitat, frammentando gli habitat con le sue attività di allevamenti intensivi piuttosto che di commercio di animali, sta sempre di più aumentando le interazioni uomo-animali. E se noi non cambiamo, invertiamo questi comportamenti, queste tendenze, queste interazioni diventeranno sempre di più e sempre con maggior probabilità si potranno verificare fenomeni come lo spill out e il salto di specie. Ma allora perché? Allora, perché non si parla ancora una volta di biodiversità o se ne parla poco? Forse non si conosce bene il significato della biodiversità e soprattutto non si conoscono i benefici che la biodiversità porta all'uomo. La biodiversità è la ricchezza della vita sulla Terra e viene espressa a tre livelli: biodiversità genetica, quindi biodiversità di popolazioni, diversità di popolazioni di una stessa specie, animale o vegetale, come volete, diversità di specie, molteplicità di specie e diversità di habitat e di ecosistemi, che sono i principali responsabili dei servizi ecosistemici, ossia di quei benefit che la natura ci dona e senza i quali siamo spacciati. Quali sono questi benefit? Vi faccio degli esempi. Servizio di impollinazione. Cosa facciamo se non esiste più l'impollinazione, muoiono tutti gli insetti impollinatori perché non ci prendiamo cura dell'ambiente? Ma anche contributo allo scambio ossigeno CO2 e stoccaggio del carbonio, oggi importante più che mai. Protezione dall'erosione del suolo. Protezione anche, diciamo, da rumori, da inondazioni, miglioramento della qualità dell'aria. Gli ecosistemi e gli habitat ci forniscono materie prime, cibo, fibre, principi attivi che usiamo in ambito farmaceutico o comunque per curarci. E quindi direi che la natura ci serve e come. Ora, io non voglio spaventarvi con queste immagini, il pianeta sta male, non vi voglio spaventare, vi voglio però invitare a riflettere sulla necessità di valorizzare la biodiversità e gli aspetti biologici. Non lo dico solo io, lo dice anche il Green Deal europeo, lo dice la strategia 2030 sulla biodiversità. Dobbiamo decidere quanto pianeta teniamo per noi e quanto pianeta vogliamo lasciare a tutti gli altri esseri viventi. Perché dipendiamo anche dagli altri esseri viventi. E quindi, dal punto di vista della componente biologica, bisogna andare a valorizzare di più anche questo aspetto nella transizione ecologica e nelle nostre attività di ripresa e resilienza. È necessario fermare la perdita di biodiversità. Non possiamo più permetterci di erodere ulteriormente il capitale naturale. Ciò che abbiamo di conservato dobbiamo tenercelo e anzi dobbiamo proteggerlo di più, aumentando le superfici protette. Ma non basta più solo conservare ciò che è ancora rimasto in buono stato, è necessario restaurare habitat ed ecosistemi, ciò che abbiamo degradato e danneggiato. Non a caso, lo scorso anno, le Nazioni Unite hanno lanciato il programma On Decade on Ecosystem Restoration, proprio per sottolineare questa necessità urgente di restaurare e riparare gli habitat danneggiati. E soprattutto quello che è importante è che dobbiamo riuscire a formulare più soluzioni basate sulla natura. Non possiamo pensare che la lotta al cambiamento climatico si esaurisca nel momento in cui piantiamo alberi. Non sto dicendo che piantare alberi non serve, ma è troppo poco. Dobbiamo andare a recuperare, ripristinare natura, vegetazione, ecosistemi ed habitat. Ma cosa vuol dire restaurare gli habitat allora? Perché forse tutti abbiamo un'idea di cosa vuol dire restaurare le opere d'arte, ma un po' meno di cosa voglia dire restaurare un habitat. Per cercare di spiegarvelo, vi faccio l'esempio di un progetto di cui sono responsabile scientifico e che sto appunto svolgendo in questi anni. Il progetto ha proprio come titolo Restauro delle praterie e delle brughiere. Quindi dico brughiere, non pensiamo che stanno solo in Inghilterra, in Scozia, nel nord Europa, ce le abbiamo anche in pianura.
Con questo progetto vogliamo andare a restaurare appunto queste brughiere, queste praterie e queste brughiere secche, acide, che stanno nella pianura padana e in particolare in Piemonte e Lombardia, in siti Natura 2000. La rete Natura 2000 è la più importante rete di aree protette a livello europeo. E cosa facciamo? No, prima di dirvi cosa facciamo, perché sono importanti questi habitat aridi, perché, come vi dicevo, sono considerati di interesse conservazionistico a livello europeo, sono veramente ricchi di impollinatori, molto più ricchi dei boschi e delle zone umide, ci danno un servizio di impollinazione che altri tipi di ecosistemi non ci danno e quindi sono estremamente importanti. Ospitano una flora ricchissima anche dal punto di vista officinale e ornamentale. E poi ospitano queste cose che noi chiamiamo croste biologiche, così a parlarne forse uno, come dire, non è molto attirato, ma sono una componente fatta di muschi e di licheni che abbiamo solo in questi tipi di habitat in pianura, che sono importanti perché vanno a sostenere ancora di più i servizi ecosistemici che queste praterie, queste brughiere possono fornire, quali ritenzione idrica, fissazione del carbonio, dell'azoto e anche produzione di sostanze principi attivi, perché nei licheni ci sono principi attivi, si è scoperto, che sono utili anche dal punto di vista medico. Quali interventi facciamo allora per restaurare? Noi tagliamo gli alberi, quindi siamo in netta controtendenza. Tutti ci dicono di piantare gli alberi e noi invece li andiamo a togliere perché dobbiamo aprire questi habitat. Tagliamo specie legnose native e non native, però lasciamo i grandi esemplari di querce o di specie native che ormai hanno raggiunto ragguardevoli dimensioni, quindi queste, come dire, rappresentano comunque un bel elemento del paesaggio e comunque della biodiversità. Ma poi andiamo a fare delle cose strane, tipo ribaltare il suolo nelle brughiere, questa cosa che si chiama topsoil inversion, si va proprio a ribaltare, a scavare 80 cm di profondità, si ribalta il suolo per riportare alla luce gli strati più profondi che sono più minerali, sono meno ricchi di nutrienti e sono, diciamo, aspetti pionieri su cui poi andiamo a spargere dei ritagli di calluna. La calluna è il brugo, è proprio la specie chiave della brughiera, e da lì questa calluna viene prelevata da siti donatori che sono ancora in buono stato di conservazione, vengono sparpagliati e da lì con gli anni si dovrebbe riformare l'habitat. Un'altra azione che facciamo è quella di andare a migliorare la composizione floristica degli habitat, di questi habitat, andiamo ad arricchirli mettendo a dimora specie erbacee tipiche, che però, attenzione, non andiamo a comprare nei garden center, vengono prodotti in vivai specializzati perché devono essere piante prodotte a partire da materiale di propagazione che sia tipico del luogo, non che arrivi chissà da dove, dall'Olanda o chissà cosa. E ancora, per esempio, con questo progetto andiamo proprio a ricreare ex novo dei prati aridi, utilizzando una tecnica, un materiale che si chiama fiorume, che vedete appunto nella slide centrale. Questo fiorume è un materiale che viene raccolto da praterie in buono stato di conservazione, quindi ancora una volta da siti donatori, che verso la fine dell'estate, quindi quando la maggior parte delle specie erbacee è andata in frutto e quindi contiene i semi, attraverso appunto una macchina particolare che spazzola le erbe, raccoglie questi semi, però non va a tagliare l'erba. Si fa seccare questo materiale e in autunno si distribuisce nei siti in cui vogliamo ricostituire la nostra prateria e vediamo se con gli anni questa cosa succederà, però sono tecniche che comunque sono state anche utilizzate già in altri contesti. Questo progetto è iniziato nel 2019 e finirà nel 2024. La mia speranza è che attraverso la promozione dei risultati del progetto, attraverso la divulgazione, il problema o comunque la soluzione del restauro degli habitat entri sempre di più nelle politiche ambientali del nostro paese, nelle, diciamo, politiche di transizione ecologica, soprattutto perché mi piacerebbe che invece di dover andare all'Unione Europea a chiedere i soldi ci fossero delle risorse anche in Italia, perché abbiamo capito che restaurare gli habitat serve.
Restaurare gli habitat significa restaurare servizi ecosistemici, non possiamo farne a meno. E restaurare anche bellezza, perché, permettetemi, comunque la natura ci offre delle opere d'arte che non hanno nulla a cui invidiare con le opere d'arte di altri artisti. E quindi il mio invito è Join Generation Restoration. Grazie.